E io direi che partiamo. Ragazzi, che puntualità. Buongiorno, buongiorno e benvenuti in AIPA a questo primo seminario di questa serie di incontri che quest'anno abbiamo iniziato a far partire dal, come modalità nuova di poter portare il pensiero di Jung in un ambito più vasto. E con questo corso live appunto inaugura una serie di letture scelte che abbiano lo scopo di far conoscere e diffondere il pensiero di Carl Gustav Jung. Il corso è rivolto ad un pubblico ampio e soprattutto a coloro che studenti o neolaureati in psicologia o giovani psichiatri si chiedono quale strada intraprendere per portare avanti la loro formazione. Al momento attuale il pensiero di Jung è pressoché scomparso dagli studi universitari. Un alone di mistero e pregiudizi va così a coprire l'eccezionale creatività, vitalità e attualità del metodo di Jung e di tutto quanto si è sviluppato a partire dal suo pensiero e dalle sue intuizioni. A fronte di questa nebbia che nasconde e stravolge teorie che oggi vengono ampiamente confermate in altri contesti teorici, oltre che dalla scienza, in particolare dalla fisica quantistica, vogliamo aprire una finestra, una serie di letture, appunto, letture scelte, su temi del pensiero junghiano che aprano quantomeno alla curiosità e alla ricerca. Questa serie di seminari rappresenta anche un importante lavoro di ricerca da parte della nostra associazione, perché semplificare non significa banalizzare, ma dover assumere spesso punti di vista diversi che rendono accessibile un materiale spesso molto complesso a chi soprattutto non ne ha conoscenza. Questa operazione porta spesso a ritrovarsi ad osservare un oggetto da punti di vista nuovi, inusitati, e a scoprire inaspettate intuizioni. L'accesso alla psiche, diceva Jung, anzi la psiche stessa, è un problema di notevole complessità. Non c'è quindi da meravigliarsi se si moltiplicano i tentativi di risolvere l'inafferrabile enigma partendo da lati diversi e sempre nuovi. A questo evento partecipano tutte le sedi dell'AIPA e abbiamo scelto la via online in diretta dal nostro sito www.aipa.info in modo che possiate dare uno sguardo anche ai nostri contenuti e, se lo vorrete, potervi mettere in contatto con noi e visitarci anche in sede. Letture junghiane, questo è il primo incontro, è articolato su 9 incontri. Il primo è questo di oggi, tenuto dalla dottoressa Clementina Pavoni. E il prossimo sarà il 5 marzo sul gioco della sabbia, poi ne avremo uno sulla sincronicità. Abbiamo 2 incontri sul libro rosso, sul sogno, sulla gruppalità, sull'immaginazione attiva, sul concetto di archetipo su una dimensione più ampia come quello del campo archetipico. Quindi queste sono grosso modo le tematiche che verranno affrontate in questi nostri incontri mensili. Bene, vi presento la dottoressa Clementina Pavoni, che è membro didatta dell'AIPA e dell'Associazione Internazionale di Psicologia Analitica. Clementina vive e lavora a Milano ed è della sede di Milano. È redattrice della rivista di Psicologia Analitica, autrice di numerosi articoli e saggi, un materiale veramente importante,
e il suo ultimo libro è il signor Alonso e la volpe giapponese, un caso clinico nel gioco della sabbia, per le edizioni Einaudi. Bene, Clementina, prego. Grazie Franco. Il mio primo intervento in questa rassegna di presentazione del pensiero di Jung è L'uomo, Jung e la psicologia analitica. Vorrei iniziare con questa presentazione con delle immagini poco usuali delle fotografie poco usuali di Jung. Noi abbiamo nella nostra associazione sempre un Jung molto serio, molto in riva al lago, con dei libri in mano, nella sua biblioteca vastissima, ma mi piace presentarvi Jung con un'altra immagine. Jung a Bollingen, nel suo buon ritiro in riva al lago, che seduto su un ceppo di legno fa la legna. Fa la legna come i nostri contadini delle valli, come un contadino svizzero. Dovete sapere però che è un uomo famosissimo, è già un po' avanti con l'età, è conosciuto in tutta Europa, non disdegna di stare... di stare nella sua casa accanto alla natura, nella natura, a spaccare la legna o a prepararsi il tè su un fornello, come vedete, piuttosto rudimentale. La via maestra per entrare nel pensiero e nel mondo di Jung è la lettura di Ricordi, Sogni e Riflessioni. È l'autobiografia di Jung, che però viene raccontata a Anela Jaffé, che raccoglie e mette in scrittura le sue parole. Quando Jung parla della sua vita, parla da un punto di vista avanti dell'età, a 83 anni, e il titolo Ricordi, Sogni, Riflessioni è già molto significativo. L'opera di Jung è molto vasta, un enorme 18 volumi piuttosto ampi della sua opera, e adesso a questi volumi si aggiunge il libro rosso, di cui poi ci saranno delle lezioni di Antonio Di Rienzo. Ma la vastità, la complessità del suo pensiero, ho pensato di raccoglierlo su tre temi, proprio nel senso di raccoglierlo, di cercare di trovare una via per entrare nel suo mondo, che è un mondo pensiero, un mondo vita, un mondo esperienza. Il primo argomento che vorrei trattare è il rapporto che Jung ha con il concetto di natura e con la natura. Il secondo tema è il rapporto tra la formazione del pensiero e l'ascolto del sogno, l'ascolto quindi dell'inconscio. Il terzo tema è il rapporto dell'ombra e con il male, ed è il rapporto del pensiero con l'ombra, della vita cosciente. Non è un vezzo mio se ho insistito sulla parola rapporto, e non è neanche una mia fissa. È una parola che ho scelto appositamente perché penso che il rapporto, l'approccio teorico di Jung abbia come centro il tema della relazione. Relazione con l'altro con la minuscola, il nostro simile, con l'altro con la A maiuscola, la grande spiritualità. Il rapporto tra psiche e realtà esterna, tra psiche e collettività, e poi ovviamente il rapporto con l'altro che ci consulta e che si rivolge alla cura psicanalitica. Il rapporto tra il pensiero del sogno e il pensiero cosciente, anticipando in questo senso l'espressione, che è anche un libro, di Bollas, il conosciuto non pensato, oppure il grande concetto di Reverie di Bion. Inoltre, l'altra grande relazione che è centro e asse del pensiero di Jung è la relazione tra il pensiero di parole e il pensiero di immagini. Non ultimo,
il rapporto tra la personalità numero uno e la personalità numero due, su cui si può, ritornerò più avanti. Scusate. Il rapporto con la natura. Vorrei utilizzare la didascalia, le due didascalie, anzi, grazie, alla mia vecchia, vecchissima edizione degli anni 70 di Ricordi, Sogni e Riflessioni, proprio sotto le due fotografie che vi ho mostrato. A Bollingen mi trovo nella mia più vera natura, in ciò che esprime profondamente me stesso. Sono, per così dire, l'antichissimo figlio della madre. Su questo tema, su questo significato dell'antichissimo figlio della madre, torneremo in seguito. Ho rinunciato a Bollingen, io mi immagino sempre, devo dire, la sua famiglia in questo, ma adesso vi dico, adesso capirete perché. Ho rinunciato alla corrente elettrica, io stesso accendo il focolare e la stufa, infatti fa la legna, e a sera accendo le vecchie lampade. Non vi è acqua corrente e pompo l'acqua da un pozzo, spacco la legna, abbiamo visto, e cucino il cibo. Questi atti semplici rendono l'uomo semplice. E quanto è difficile essere semplici. A proposito del tema della relazione, però, vorrei mostrarvi un'altra immagine di Jung, forse più tradizionale. È la dia 5. Jung, accanto, davanti all'ingresso di Bollingen, e seduto su una poltrona, e legge un libro sotto un albero. E accanto alla una pietra, quella pietra è particolarmente significativa perché non solo è stata scolpita da lui, ma porta un'iscrizione di un antico alchimista, l'alchimista di Arnaldo di Villanova, che è morto nel 1313. Anche qui una relazione, l'uomo semplice che spacca la legna, che fa il tè sul vecchio fornello, e il grande studioso della psiche che legge, ma che è anche scultore, che ha scolpito quel masso, poi questo masso ha una particolare storia che si legge nei Ricordi, Sogni e Riflessioni, e all'interno di quel masso c'è un'immagine, e cioè l'homunculus, altro termine su cui torneremo. È proprio l'immagine che è stata scelta nella locandina di questo ciclo di incontri, e mi sembra questa una cosa significativa. Ovviamente lo dico in italiano, che cosa è scritto sotto l'homunculus, cosa ha inciso, non solo, incidere la pietra è qualcosa di molto significativo, insomma non è solo scrivere, noi adesso scriviamo col computer ma con la penna, è incidere la pietra, qualcosa che rimane, cosa è scritto sotto quell'immagine. Questi è Telesforo che vaga per le oscure regioni del cosmo, ma dal profondo risplende come una stella, indica la via alle porte del sole e della terra, dei sogni. Non è per niente semplice avvicinarsi al concetto di natura per Jung. Natura, come per noi, ovviamente, è tutto il mondo che ci circonda, il mondo naturale, il paesaggio, gli animali, il selvaggio, il selvatico, ciò che ci contiene, ma è anche dentro di noi, di cui noi facciamo parte. In questo senso Jung non solo a Bollingen, non solo Bollingen, non solo il lago sono natura, ma anche il sogno e l'inconscio. In questo senso è davvero una relazione profonda tra ciò che è più interno e più profondo di noi e ciò che è esterno e che per l'appunto ci contiene. Scusate un attimo. Prima citavo le due personalità di Jung, la personalità dell'io, della coscienza, e però accanto un'altra dimensione psichica, la personalità numero due, profonda e sconosciuta, che connette l'uomo, la psiche, con il mondo, con l'universo, ma anche con le ere passate.
è un sapere antico e universale che parla però con immagini, una dimensione che opera una profonda connessione con l'universo che ci contiene e che e con cui possiamo entrare in contatto. È un po' il sentimento oceanico di Roland, ma forse anche qualche cosa di più. È il figlio antichissimo della madre. È, ci torneremo anche in seguito, il rapporto con le ere passate, cioè con i morti. Attraverso questa dimensione psichica, che però non può prevalere, tutto il giorno Jung lavorava, aveva contatti con tutto il mondo psichiatrico e psicanalitico del tempo, aveva una famiglia numerosa, manteneva una famiglia, il rapporto con la realtà e col principio di realtà era ben tenuto, ma possiamo entrare in contatto anche con la personalità numero due e cogliere attraverso di essa le connessioni con le tracce di un inconscio collettivo, il figlio antichissimo della madre, del mondo sotterraneo, del lungo indefesso lavoro delle sedimentazioni e delle culture che ci hanno preceduto, degli infiniti pensieri degli uomini dei nostri antenati, dei popoli che non conosciamo, che però hanno contribuito allo studio, al pensiero, al tentativo di cercare spiegazioni all'esistenza. In una parola, all'emersione degli archetipi che possono affiorare nella grande opera creativa delle arti. Come si legge in Ricordi, Sogni e Riflessioni, Jung detta e Jaffé raccoglie e scrive e rimanda a noi. La personalità numero due, che è sempre stata e sempre sarà, esiste al di fuori del tempo. È figlia del materno inconscio. Nelle mie fantasie l'antichissimo aveva preso la forma di Filemone e a Bollingen egli vive e con Filemone parla. E come, aggiunge un altro punto, ma vicino sempre nella Ricordi, Sogni e Riflessioni, è come se una silenziosa e più grande famiglia che si estende nei secoli popolasse la casa. In essa io vivo nella mia seconda personalità e vedo la vita che diviene e svanisce a grandi tratti, una grande connessione con la storia che ci ha preceduto. In questa direzione, peraltro ne abbiamo parlato anche ieri, del mondo dei morti, in questa direzione il sotterraneo mondo dei morti è anche il luogo della conoscenza, come peraltro era nel mondo antico. Ricordiamo dalle nostre letture del liceo che Odisseo e Enea, anche d'università, comunque, che Odisseo e Enea visitano l'Averno per avere delle conoscenze, ma anche Dante ovviamente attraversa i tre mondi del mondo dell'oltretomba. E Faust, un personaggio che è importantissimo ovviamente non solo nella cultura tedesca, ma sempre presente in Jung, peraltro era un alchimista, ma su questo torneremo, Faust discende nel misterioso regno delle madri. Jung sente una connessione con il mondo sotterraneo, appunto, il cosiddetto Neukölln, il viaggio nel regno dei morti. È l'attraversamento del mistero, del dolore che può portare a una rinascita, un altro termine molto importante su cui torneremo, il termine rinascita, e anche quindi attraverso la rinascita a un profondo cambiamento. C'è una relazione profonda tra le due personalità di Jung e le due forme del pensiero. Un altro testo fondamentale, è un testo che ha attraversato tutta la vita di Jung, è Simboli della trasformazione. È un testo che inizia a scrivere nel momento drammatico, storicamente perché siamo nel 1912 alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto ma anche per la rottura con Freud. È un libro del 1912 su cui ritorna per tutta la vita fino al 1950. Ho estratto da questo testo piccole parole riassumendo 12 pagine e sono
ci introducono a quello che, sono le due forme del pensiero di Jung. Noi pensiamo con le parole e il pensiero si rivolge manifestamente del tutto verso l'esterno. Il pensare indirizzato o logico è un pensare alla realtà, è manifestamente lo strumento della cultura. Questo mi sembra significativo. Quando però non indirizziamo il nostro pensiero, non costringiamo i nostri pensieri a seguire un binario, questo pensare si distacca dalla realtà per perdersi in fantasie concernenti il passato e il futuro, il tempo. Le immagini si serrano alle immagini, i sentimenti ai sentimenti in una successione ininterrotta. Il linguaggio comune chiama sogni questa maniera di pensare. Possiamo pensare a un parallelo tra pensare mitologico dell'antichità e pensare analogico dei fanciulli, dei primitivi e nel sogno. Io aggiungo nella creatività. Forse adesso uno spaccato, un breve spaccato di Jung al lavoro analitico, al lavoro clinico. L'abbiamo visto che lavora anche con la legna e con le pietre, e scolpisce e dipinge anche. Ma qui lo vediamo nella sua professione. È un resoconto tratto da Jung Parla, interviste e incontri, della scrittrice americana Elizabeth Shapley Sargent, la scrittrice americana racconta un suo primo incontro con Jung, perché qui vediamo i due pensieri che lavorano insieme, il pensiero indirizzato e il pensiero del sogno, possiamo chiamarlo adesso. Scrive la nostra scrittrice americana: I pazienti del dottor Jung devono prendere il vaporetto all'Imbarcadero affollato di gabbiani e anitre selvatiche, e poi farsi un buon 10 minuti a piedi fino a una villa gialla. 10 minuti a piedi me li immagino ovviamente nella bella natura di Kuznak, con pensieri e lo sguardo che va agli alberi, al lago, alle prati, alle belle case che molti di noi conoscono, perché ha frequentato Zurigo. Una casa, una villa gialla ben protetta da muri e verzura sulla riva del lago. Devono tirare un campanello di ottone lucente, di forma antiquata, e mentre riecheggiano i fatidici gli squilli per tutta la casa, sottostare, i pazienti di Jung, sottostare all'esame di un gruppo di cani festanti e attaccabrighe. È un'immagine viva che trovo veramente molto, molto toccante, si collega un po'... Yogi, o Yogi, non so come si pronuncia anche questo, è l'amico speciale del dottore. Riesce sempre a intrufolarsi dietro il visitatore, nello studio del piano di sopra, e a prendere parte con silenziosa partecipazione al colloquio. Un cane educato. Avevo notato durante la prima seduta che la mano di Jung, quella mano sensibile, forte, con l'anello dei simboli gnostici, si allungava di tanto in tanto ad accarezzare la testa ispida. E mi colpì il pensiero che questo contatto con una creatura istintiva, tutta pelo, servisse, chissà, per equilibrare l'arcana intuizione dello psicologo. Ho detto istituzione, chissà per che cani potrebbero arrivare nei nostri contatti. Abbiamo un cagnolino qua, peraltro. Che si potrebbe pensare, continua la scrittrice, siamo seri, che si potrebbe pensare altrimenti di un medico che con un'alzata di spalle, un'occhiata di sottecchi, una frase arguta pronunciata come per caso, lei è come un uovo senza il guscio.
riesce a dirti abbastanza da farti cervellare sopra per una settimana. Ecco, scusate, un'immagine, quella di Jung, che dedica e dà alla sua analizzante, che coglie di sorpresa e porta la scrittrice a interrogarsi per una settimana intera. Dice cioè una piccola verità l'analizzante, che si sente però toccata nel vivo e forse può percepirsi da un diverso punto di vista. In questo consiste l'arte dello psicologo, sottolineo arte, che, come chiede Bion in un convegno, in un seminario del 1978 a Parigi ai suoi colleghi, Bion chiede, che tipo di artista siete voi, cari colleghi? Vasai, pittori, musicisti, scrittori? Nella mia esperienza alcuni psicanalisti non sanno che tipo di artista sono. Se non riescono a vedere loro stessi come artisti, stanno sbagliando il lavoro. Mi sembrano parole molto significative, riportate peraltro da Chianese al libro di Manica ed Olduini, che sono state ieri presenti qui. Un'arte, quella dello psicologo, piccolina, quasi invisibile, che flutta nell'aria, ma che attinga però alla creatività e alla ricerca di quella parola, di quell'immagine, in grado di dare una nuova visione, che sappia operare la sorpresa del nuovo, attingendo appunto a un pensiero altro, non indirizzato. Un pensiero che forse pensavo quel cagnolone, Yogi, accarezzato dalla mano di Jung, che però questo pensiero, questo altro, sia in grado di accedere al pensiero logico. Anche qui ovviamente una connessione. Ma attenzione, proprio accanto al profondo senso di connessione, Jung avvicina anche il concetto di individuazione, cioè la capacità di differenziarsi, di diventare se stessi nel totale rispetto della propria soggettività e del contatto con il proprio sé, cioè conoscere ed accogliere il proprio destino e riuscire a trasformarlo, non proprio a cambiarlo. Forse non è possibile ovviamente cambiarlo, ma forse può essere possibile farlo creativamente proprio. Quindi non solo conosci te stesso, ma anche diventa te stesso. Diventa te stesso. Grazie. Ci sarebbe anche tantissime altre cose che mi piacerebbe tantissimo dire sul rapporto di Jung e la natura, su che cosa è natura per Jung e forse anche interrogarci che cosa è natura per noi, ma passiamo al secondo punto che è molto importante, che forse già abbiamo un po' accennato, e cioè la formulazione del pensiero di Jung e l'ascolto dell'inconscio. Nel complesso pensiero psicologico di Jung, però, è possibile appunto trovare una connessione tra la costruzione della sua teoria, 18 volumi piuttosto ampi, e l'ascolto dell'immagine del sogno, come se anche dal sogno derivassero le intuizioni profonde per capire e per mettere in scrittura il suo pensiero della psiche. Visioni oniriche che vanno interrogate e possono diventare appunto matrici di formulazioni teoriche. Parlando dopo tanti anni, sempre in ricordi, sogni e riflessioni, Jung ricorda un sogno di quando era bambino. E così, nel ricordi, sogni e riflessioni, si esprime. Se vuoi te lo leggo io. Grazie, grazie mille. Chi parlava in me? Quale spirito aveva immaginato quelle esperienze? Quale intelligenza superiore operava? Con questo sogno infantile fui iniziato ai segreti della terra.
Ciò che avvenne allora fu una specie di seppellimento nella terra e molti anni dovevano passare prima della mia resurrezione. Oggi so ciò che avvenne affinché la massima luce si facesse nell'oscurità. Fu una sorta di iniziazione al regno delle tenebre. La mia vita intellettuale ebbe le sue inconsce origini in quell'epoca. Uno per me fu particolarmente importante perché per la prima volta mi indusse al concetto di inconscio collettivo. Fu la mia prima intuizione dell'esistenza nella psiche personale di un a priori collettivo che dapprima ritenni fosse costituito da tracce di primitivi modi di agire. In seguito, con la più vasta esperienza e sulla base di più sicure conoscenze, ravvisai in quei modi d'agire delle forme istintive, cioè degli archetipi. Grazie Franco. Trovo proprio importante la lettura di Ricordi, Sogni e Riflessioni per andare a scoprire la connessione tra i sogni di Jung e il suo pensiero teorico. È qualche cosa che viene dal profondo, dal mistero, da qualche cosa che per Jung è natura e che ci parla nel linguaggio misterioso dei sogni. E l'ascolto dei sogni da parte di Jung è proprio la chiave, oppure la strada o il pertugio che svela il lato oscuro e misterioso della psiche. La parola mistero è abbastanza importante, io credo, per cogliere una dimensione junghiana. Siamo avvolti nel mistero. La nostra esistenza dominiamo molto poco, capiamo molto poco anche. Siamo avvolti in un mistero che è anche non solo individuale, che comprende appunto il lungo percorso degli antenati, i loro tanti numerosi pensieri per dare forma a questi, al significato profondo dell'esistenza. Teniamo sempre presente che il sogno è appunto anche natura. Un sogno molto significativo è quello che viene raccontato appunto in Sogni, Ricordi e Riflessioni e che apre una nuova riflessione, una nuova dimensione teorica in Jung, e cioè lo porta all'alchimia. Okay. Grazie. Prima di scoprire l'alchimia avevo avuto una serie di sogni che trattavano sempre lo stesso tema. Dietro la mia casa c'era ancora una casa, cioè un'altra ala o una dipendenza che mi era sconosciuta. Ogni volta nel sogno mi sorprendevo perché non conoscevo questa casa, nonostante in apparenza fosse stata sempre lì. Finalmente venne un sogno nel quale io mi recavo nell'altra ala. Vi scoprivo una magnifica biblioteca risolente in gran parte al XVI e XVII secolo, grandi e spessi volumi in folio, rilegati in pelle di cinghiale, erano allineati alle pareti, e tra essi c'era un certo numero di libri decorate con strane incisioni in rame, che riproducevano strani simboli come non avevo mai visto prima. Allora non sapevo a che cosa si riferissero. Solo molto più tardi li riconobbi come simboli alchimistici. Nel sogno sentivo solo l'indescrivibile fascino che emanava da essi e da tutta la biblioteca. Si trattava di una collezione di incunaboli medievali e di stampe del XVI secolo. L'ala sconosciuta della casa era una parte della mia personalità, un aspetto di me stesso. Rappresentava qualcosa che mi apparteneva, ma della quale allora non ero cosciente. Essa
e in particolare la biblioteca, si riferivano all'alchimia, della quale ero totalmente ignorante, ma che presto avrei studiato. Circa 15 anni dopo aver raccolto una biblioteca molto simile a quella del sogno. La grande, potente metafora dell'alchimia arriva a Jung attraverso un sogno. È diventato un grande studioso, anche con l'aiuto della von Franz, delle donne di cui era circondato, ma ha tradotto, ha fatto tradurre, ha letto tanti testi alchemici greci e latini. E un testo per vedere Jung al lavoro, un testo molto importante, è Psicologia della traslazione, dove Jung traccia il percorso di una relazione analitica attraverso le illustrazioni del Rosarium Philosophorum, un testo alchimico del 1550. Nella visione di Jung, quello che avviene nella stanza di analisi è appunto rappresentato metaforicamente dall'alambicco, quella boccia alimentata dal fuoco, dove gli alchimisti in un loro lavoro indefesso hanno cercato di connettere materie diverse per una loro trasformazione. È un'immagine di coniunzio, un termine molto importante e significativo nel pensiero di Jung, cioè di integrazione di elementi diversi e contrastanti per raggiungere a un'armonia che viene rappresentata dall'immagine presso gli alchimisti del lapis non lapis, pietra non pietra, aurum non vulgi, oro non volgare, un oro non normale, cioè non il solito oro con cui magari ci prendiamo gli orecchini, questo lapis non lapis, questo aurum non vulgi, non è mai ovviamente stato realizzato, nonostante questo lavoro indefesso per tanti secoli, dal mondo greco fino al 1600-1700, fino all'inizio dello studio della chimica. Ma come l'aurum non vulgi non è mai stato realizzato, forse, anzi sicuramente, è impossibile l'armonia delle nostre componenti psichiche interne, anche se è necessario tendere all'armonia, ma questa armonia ovviamente non può mai essere raggiunta, perché sennò viene azzerata la dialettica interna della nostra vita psichica. L'immagine centrale del Rosarium Philosophorum che vengono riprodotte ovviamente nella psicologia del transfer è lo Ieros Gamos, le nozze sacre, l'incesto sacro. Cito dal testo: lo Ieros Gamos simboleggia l'unione dell'essere con se stesso, l'individuazione o il divenire del sé. È un'unione profonda, simboleggiata nelle tavole dall'unione sessuale, che unisce i contrari, il maschile e il femminile, per esempio, ma non solo. E attraverso un percorso di unione, di morte, di putrefazione, di lavaggio della rugiada, si arriva alla rinascita, al cambiamento, alla trasformazione. Da questa unione, teniamo presente che simboleggia il lavoro analitico, da questa unione mistica della relazione analitica nasce il tertium, l'homunculus, quello di cui avevamo parlato all'inizio, il nuovo che si fa strada nelle coscienze, che viene quindi pensato. Dopo l'incontro profondo, che nelle tavole è rappresentato appunto dall'uno sessuale, dopo la lunga peregrinazione nell'oscurità del non sapere, simboleggiata dalla morte, dalla putrefazione, ecco che nella tavola numero 9, la penultima, l'homunculus, l'anima, il fanciullo divino, ma pensiamo anche alla quarta egloga di Virgilio, il fanciullo divino che dovrà venire, ma ovviamente anche al Natale, ecco che l'homunculus
torna in una prospettiva di torna nel, nel ciò che rappresenta l'unione mistica, l'unione delle nostre parti interne, torna in una prospettiva di profondo rinnovamento e quindi di rinascita. Questa immagine del lavoro analitico è un incontro profondo, consiste in un cambiamento reciproco, analista e analizzante, con il calore nella boccia alchimica del fuoco, nella boccia, nella stanza analitica come l'alchimico, con il calore dell'amore. Leggo da psicologia analitica, psicologia della traslazione, sempre psicologia analitica comunque, e questa breve citazione. Grazie Franco. L'inevitabile induzione psichica fa sì che medico e paziente siano coinvolti e trasformati entrambi dalla trasmutazione del terzo e che solo il sapere del terapeuta illumini, sia pure con luce fioca e tremante, l'oscura profondità del processo. Anche il medico, anche l'analista viene cambiato sotto all'interno di questa relazione. Non è colui che è supposto sapere, sa qualcosina, una luce fioca come quella del telesforo che avevamo visto all'inizio. Poche righe sopra, Jung però tratteggia anche il lavoro dell'alchimista in connessione con il lavoro nelle nostre stanze d'analisi. Il suo oro è non vulgi, è quindi comprensibile che le nozze chimiche, le nozze regali, simbolo di suprema ed estrema unione, assumano per l'alchimista un'importanza centrale, perché rappresentano quel prodigio analogico che deve portare l'opera al suo compimento definitivo e congiungere attraverso l'amore tutto ciò che si oppone, perché l'amore è più forte della morte. Sì, l'amore è più forte della morte. È una visione forte che ovviamente riguarda la relazione, e sottolineo ancora questa parola, analitica, ma anche ogni relazione intrapsichica, il dialogo tra conscio e inconscio, tra l'inconscio personale e l'inconscio collettivo, per quella piccola parte di cui noi possiamo venire in contatto, nell'ottica però di una reciproca compensazione, senza contrapposizione, almeno se questo è possibile, perché non sempre è possibile. Non c'è una dimensione psichica per cui l'io conquista nuovi territori dell'esse, come scrive Freud nella conclusione della 31ª lezione dell'introduzione alla psicanalisi, nuova serie. Scrive Freud: dove era l'esse deve diventare l'io. Frase famosissima. Si tratta, però arriva subito un'immagine, anche per Freud. E si tratta di un'opera di bonifica, come ad esempio il prosciugamento dello Zuiderzee. Lo Zuiderzee è quell'ansa negli Paesi Bassi dove il mare entrava e invadeva con l'acqua salata del mare i campi dei contadini. È stato appunto costruita una diga per proteggere le coltivazioni degli olandesi. Per Jung c'è un incontro, una reciproca influenza e una trasformazione. La coscienza non lotta con lo sconosciuto, si confronta con il mistero dello sconosciuto. In questo modo allarga i confini della coscienza, integrando e per cercare di dare forma, e in parte dove è accessibile, attraverso il simbolo, al grande sconosciuto. Per questo l'immagine, e non solo la parola, con la sua capacità simbolica, l'immagine con la sua capacità simbolica, è uno strumento fondamentale della clinica nel pensiero di Jung. Ma abbiamo visto poc'anzi che anche nella teorizzazione di Freud un'immagine arriva in aiuto e dà sostanza al pensiero. Ultima parte, abbastanza complessa,
perché è il rapporto con l'ombra e con il male. Cito Elena, il male, l'insondabile mistero del mare, del male. L'alchimia, nel corso dei secoli, dal mondo greco al XVI-XVII secolo, rappresenta, ma soprattutto questo nel Rinascimento, una pratica pericolosa, in odore di eresia, una conoscenza soprattutto che si contrappone all'ortodossia cristiana, in particolare per quanto riguarda il concetto di male, perché negli alchimisti non accettano il concetto di male come privatio boni. Il male ha una sostanza, lo vediamo nel mondo che ci circonda, che c'è nel mondo e nella storia del Novecento, ma non solo ovviamente. L'oscurità all'inizio della trasformazione dell'alambicco, dal nigredo, rappresenta il momento oscuro e pericoloso di forze avverse. È il momento dell'anigredo, dell'attraversamento notturno per mare. Jung porta come concetto fondamentale per tratteggiare le nostre parti oscure il concetto di ombra, che si riferisce alle nostre parti impresentabili, alle nostre parti sconosciute, alle nostre inconsapevoli distruttività, autodistruzione, autodistruttività, all'odio per l'altro, a un senso profondo di estraneità del mondo, una chiusura interna, in una parola, alla nostra parte inevitabile di mare. Ovviamente non si tratta nel pensiero e nella costruzione teorica e soprattutto clinica, in particolare clinica di Jung, di rimuovere e reprimere il male, l'ombra. Una citazione tra parentesi, ovviamente, imprescindibile è Erich Neumann. Ma si tratta di contattare, di conoscere, di attraversare le nostre parti di ombre, di entrare con la consapevolezza lì in quel luogo. Si tratta di ammettere e conoscere le nostre parti, tra virgolette, cattive. Conoscere ciò che è abbastanza inconfessabile prima di tutto a noi stessi, che però a volte ci fanno agire inconsapevolmente. Si tratta di contattare la nostra piccola o grande parte di male. In questo senso, il rapporto analitico, il lavoro analitico ha una importante e decisiva funzione etica. La relazione assume quindi una dimensione etica decisiva nella composizione dei contrari, proprio nel lavoro all'interno dell'alambicco analitico, ma anche nel piccolo e personale alambicco interiore, nella conciliazione dei nostri contrari, nel senso di conciliare le nostre parti aggressive, che non vuol dire andare verso, ma aggredire l'altro, distruggere, le nostre piccole e grandi parti di bene e di male che ci concerne, che ci è stato dato peraltro dalla natura. Vorrei concludere questa introduzione a Jung proprio con le parole però di Jung, da un testo molto significativo, un testo tardo, nel 1500-1556, e che è il Mysterium Conuxionis, il mistero del congiungimento. Scrive Jung: la terapia mette perciò i contrari a confronto e mira a una loro durevole unificazione. La meta di questa impresa è invece l'unio mentalis. Ci si propone cioè di raggiungere una conoscenza che comprende sia i lati più elevati e quelli meno nobili del nostro carattere. Grazie. Grazie a te Clementina, ti siamo veramente grati. Grazie. Perché ci hai portato veramente per mano attraverso una complessità che è la complessità della psiche, con una
semplicità, no? E con una capacità di riuscirci a far toccare elementi così forti e così intensi, così importanti della psicologia analitica e contemporaneamente a farci sentire l'uomo Jung. L'uomo Jung che è una persona veramente, no? Un personaggio assolutamente straordinario e che sta dietro e dentro tutte le citazioni che tu hai portato in questo tuo lavoro. Ti ringraziamo veramente tanto, grazie. Beh, ringrazio voi che mi avete dato l'occasione di, non so come dire, di raccogliere, perché di cercare di dare insomma un significato per quanto semplice possibile, perché cito Jung, essere semplice non è facile, però senza perdere la profondità del pensiero, la profondità dei pensieri, della sua impostazione, la ricchezza della sua impostazione e l'amorevolezza con cui Jung parla dell'uomo. C'è la possibilità di poter interagire attraverso la chat e c'è qui Maria Grazia che ti ringrazia intanto. Grazie Maria Grazia di Maria Rosaria di averci seguito. E anche Paola Russo, grazie Clementina per questa grande capacità di sintesi. Ecco, noi siamo qui, quindi se volete interagire con qualche domanda o qualche riflessione, Clementina a vostra disposizione. Anche tu, Sì, anche siamo in due, che non è semplice. Diamo qualche minuto, no? Sì, certo. Il problema del male, dicevi, il problema del male che si ripropone in maniera formidabile negli ultimi anni della vita di Jung attraverso quello splendido libro che è Risposta a Job, in cui ci rendiamo, dove Jung deve fare un po' i conti con se stesso e uscire da una dimensione in cui sembra che questo processo di individuazione ci sia sempre e comunque e sembra essere veramente il sommo bene per accostarlo a qualcosa di più complesso, assumendo l'immagine di Yahweh, Dio buono ma anche iracondo, rabbioso, distruttivo, e dando quindi la possibilità di organizzare gran parte di alcuni lati della sua metapsicologia che erano rimasti oscuri attraverso proprio l'introduzione del un concetto che potremmo chiamare l'ombra del sé. Non sempre c'è un processo di individuazione, a volte c'è un processo di separazione. Sì. E questo è un elemento che ci aiuta moltissimo anche per comprendere tante cose, fondamentalmente per riuscire a comprendere quello che accade nei pazienti traumatizzati, e questo è fondamentale, e poi nelle psicosi gravi, dove io mi ricordo che da giovane psichiatra in questo manicomio di 360 psicotici giravo e mi chiedevo: qui l'individuazione dove sta? Benedetto Dio. Ecco, vabbè. E qui con questo libro penso che Jung abbia fatto veramente giustizia e riempito un vuoto che aveva lasciato. Deborah Rienzi vorrebbe chiedere se saranno disponibili le registrazioni degli incontri
Grazie per questo primo intenso incontro. Sì, le registrazioni degli incontri saranno disponibili, adesso le metteremo su YouTube, no? E quindi potrete rivederle quando vorrete. Mentre Valerio Colangeli ci dice grazie del bellissimo intervento, volevo chiedere a Clementina quanto secondo lei sia importante recuperare oggi un linguaggio alchemico per cercare di leggere e comprendere i tempi attuali. Grazie per questa domandina. Ma intanto il linguaggio alchemico è un linguaggio per immagini. Quello che posso dire è quello che aiuta me, molto semplicemente. A stare nell'oscurità, nel non capire quello che a stare quindi, per usare il termine alchemico, nella nigredo, per usare un termine un pochino poetico, nella capacità negativa, stare nel non sapere, stare nell'attesa che qualche cosa, chissà, qua dentro, nella nostra stanza d'analisi, possa accadere, che qualche visione possa cogliere me o l'analizzante e aiutarci tutti e due a trasbordare da un'altra parte, a portare la nostra barchetta in acque più luminose, più tranquille. Non so se ho risposto. Però io credo che nella mia formazione per tanti anni ho pensato che la parte, come dire, del pensiero di Jung alchemica fosse un po' ostica, un po' no, a volte invecchiare fa bene, non sempre, però a volte un pochino sì, e ultimamente ho pensato che invece è potente quell'immagine lì, è stare, come dire, accostare un processo che ci può guidare e che però dobbiamo riuscire a pensare e a contenerlo. Non so se ho risposto. Ce lo dirà Valerio. A me sembra assolutamente di sì. Mentre Noemi Castorina dice grazie, potrebbe illustrarci meglio cosa si intende con ombra e se questa coincide con il male? L'ombra è la... adesso ci sono libri e libri, e devo dire che ho davanti a me Elena Caramazza, appena ha pubblicato un libro su questo concetto e sul tema dell'ombra del destino, quindi lei sicuramente risponderebbe meglio di me. Però l'ombra è la nostra parte che non vogliamo vedere, della nostra parte un po' impresentabile, la nostra parte di ira, per esempio, di rifiuto dell'altro, di non utilizzare il pensiero e il sentimento per entrare in rapporto con quello che ci circonda. Banalmente, buttare una cartaccia per terra o avere un momento di stizza, noi non siamo dei criminali, però possiamo, quando stiamo dentro una nostra parte di rifiuto dell'altro, ma nel senso più totale dell'altro come l'altro, come visione di una possibile capacità di vedere in modo diverso e cambiare il nostro punto di vista. Anche qui non so se ho risposto, ma ci sono tanti testi che possono... Guarda, intanto Valerio ti ha risposto, grazie mille della risposta. Benissimo! Quindi, ok. C'è Giulio Caselli che dice: rispetto al motto freudiano dove era l'essere sarà l'io, l'ho tradotto, lui ha messo in tedesco, chiedo se non sia davvero fondamentale ripetere con grande chiarezza agli specializzanti, ad esempio, quanto sia importante trasmettere che non si tratta di una bonifica quanto di un incontro. Certo. Sono assolutamente d'accordo, non è una bonifica, è un incontro, è una coniunzio.
su questo Erich Neumann ha veramente lavorato, scritto quel librino fondamentale che è Psicologia del profondo e Nuova etica. È precisamente una nuova etica, è non rimuovere, non reprimere, ma cogliere, stare una parola giusta. In questo senso il lavoro analitico non può che essere un lavoro etico. Edoardo Nannetti ti ringrazia delle numerose sollecitazioni, della delicatezza che le ha accompagnate e le ha conservato la copresenza tra i due pensieri. Greta Giglio, anche l'uso della sabbia nell'analisi è una forma di pensiero? Grazie mille per questo intervento molto interessante. Che faccio, mi cito? È l'uso della sabbia, ti citi, perché Clementina è... fallo tu. No, fai tu. Clementina lavora con la sabbia. Certo, io uso il gioco della sabbia e allora mia ultima pubblicazione è proprio un caso raccontato attraverso il gioco della sabbia. Certo che è un utilizzo di un pensiero non indirizzato, non logico. Io credo però che non solo il gioco della sabbia, ovviamente anche l'immaginazione attiva, ma anche il lavoro creativo, le arti, come Chianese riporta le parole di Bion, ma che artisti siete voi? Anche nel nostro piccolo, appunto, io chiamo il gioco della sabbia un'arte povera, ma che appunto quando davvero facciamo un buon lavoro col gioco della sabbia, non ci stiamo a pensare. Una persona che viene da me, che ha fatto tanti quadri di sabbia, dice: c'è qualcosa che mi chiama, c'è un oggetto che mi chiama, e questo ovviamente è il pensiero non indirizzato. Bene, per il momento ancora abbiamo Paola Russo che dice: trovo sempre valida la tripartizione fatta da Trevi tra ombra personale, l'ombra come immagine archetipica e l'ombra come archetipo, ovvero il male. Paola, non è una domanda facile perché mi porti dentro nel male assoluto. Prima Franco citava Giobbe, e allora io cito la Bibbia, e soprattutto nella nuova traduzione di Monsignor Borgonovo, proprio del libro di Giobbe, spero di citare bene, traduce, ovviamente non lo so dire in ebraico, ma traduce la frase in ebraico in Giobbe che parla con Dio, con Yahweh, e dice: rifiuto polvere e cenere, però sono qui a parlare con te. Rifiuto polvere e cenere, lo trovo molto importante. L'ha vissuta perché l'ha attraversata, ma mi discosto, non la nego, la rifiuto. Mantiene il suo punto, è cosciente e porta alla consapevolezza e alla coscienza a Yahweh. Giobbe sarebbe da ogni tanto tenerlo lì sul comodino, ogni tanto andarlo a consultare. Dico sia Giobbe nel libro di Giobbe, ma il libro di La risposta a Giobbe di Jung, ovviamente. Grazie Paola, domandina, eh? Vediamo se c'è qualche altra domanda che arriva in chat. Il momento
Vabbè, insomma, mi sembra aspetta che Elena sta pensando. Elena sta pensando qualcosa? No. Vuoi intervenire, Elena? Sì, grazie. Grazie, Elena. Interviene Elena Caramata. Vieni, vieni qua, vieni. Ti cedo il No, posso dire solo questo, che in un certo senso Giobbe tiene fede alla sua posizione di io individuale quando giudica e dice no, io non sono colpevole, come parla, come dice il collettivo, se tu hai fatto, se tu hai ricevuto tutte queste disgrazie vuol dire che qualcosa l'hai fatta, perché Dio è soltanto buono. Lui mantiene fede alla sua convinzione di essere stato morale, cioè di non aver commesso il male, ma nello stesso tempo accetta il mistero di questo Dio che porta sventura, disgrazie, violenza, e non lo giudica, c'è qualcosa di misterioso dietro. Dice, ma io ti ho visto e me ne pento e mi inchino sopra polvere e cenere, anche questo, no? Dice, perché in qualche modo questa commistione di bene e di male è inevitabile nel momento della creazione. Dio non avrebbe potuto creare il mondo senza accettare questa polarità di bene e male, questa contraddizione, altrimenti tutto sarebbe sprofondato nel nulla. Giobbe riesce ad accettare questo mistero del male e però anche a giudicare che cosa è bene, cosa è male e come non farlo. Ecco, questo è tra l'individualità, tra l'io individuale e la collettività e il mondo e la natura, Giove si pone in questa posizione. Grazie. Prego. Grazie mille. E grazie Elena Caramazza, così lo presentiamo anche un attimino. Presentare Elena ci vorrebbe mezza giornata, comunque. Presentarti ci vorrebbe mezza giornata, ma penso che sappiamo quanto qui sei il centro della nostra associazione e quanto bene ti vogliamo. Bene, io penso che possiamo concludere questa nostra prima lettura. E vi ringraziamo di averci seguito. E vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 5 marzo, con Pina Galeazzi e Ferdinando Sigona. E sarà Giocare in analisi, introduzione al gioco della sabbia. Appuntamento qui sempre su iPad Web alle 10.30. Grazie e buona domenica a tutti. Grazie e buona domenica.